Felice di Donato, Santo Stefano, una festa per il patrono, credo. È una festa patronale, abbiamo alzato, come dico io, l'asticella e in questi anni ci siamo impegnati affinché ci fosse un'apertura della nostra comunità. È la serata clou, abbiamo l'onore di ospitare la storia della musica italiana, la signora Orietta Berti, che ha voluto onorarci della sua presenza in una piccola comunità come la nostra. Per noi è motivo di orgoglio e di vanto. Avendo la musica leggera questa crisi enorme discografica, allora cosa c'è? Chi ci è rimasto? Ci sono rimasti delinquenti, cioè quelli che se ne approfittano della buona fede dei genitori, della buona fede dei ragazzi che sono entusiasti e vogliono avere successo e quindi se ne approfittano, mi fanno spendere un sacco di soldi e non sono in grado di fare niente per questi ragazzi, né di portarli in televisione, né di portarli ai concorsi importanti. Io mi arrabbio sempre su questo punto, perché ci sono troppi delinquenti in giro nella musica leggera italiana. Prima funzionava diversamente. Prima c'erano professionisti in buona fede, professionisti onesti, perché c'era il business. Allora i piccolini che volevano arraffare senza averne né arte né parte scomparivano. Invece adesso sono loro che fanno da padroni. Questo mi dispiace molto. È un aspetto insomma molto, molto amaro questo che lei ha toccato. Sì, sì. Senta, nel Molise non è la prima volta, sicuramente non sarà l'ultima. Sono tante volte che tantissime. Una volta l'abbiamo incontrata a bordo piscina alle Cupolette, un'altra volta a Campobasso, insomma è un piacere rivederla. Giro molto, faccio molta televisione, adesso a settembre comincerò a promuovere il mio nuovo video, Dio Potrei, e poi ci sarà forse Fabio, dobbiamo metterci d'accordo in alcuni dettagli e poi devo fare anche Masterchef che andrà in onda nel 2018. Cominceremo il 4 di settembre. È stato un piacere, senta, un saluto a tutti gli amici molisani, anche a Telemolise. A tutti gli amici del Molise che sono delle bravissime persone. E a Telemolise. Grazie. Non parlare perché